Allora, eccoci, buonasera. Siamo qui oggi per parlare di buone pratiche sul coding sviluppate per favorire l'inclusione. Questo tema è stato trattato, il tema del coding per l'inclusione è stato trattato dal gruppo eTwin in Toscana già in un altro webinar dell'ultimo periodo che trovate appunto già caricato sul canale YouTube eTwinning Toscana. Quando abbiamo fatto il webinar e la dottoressa Panzica, che è dall'altra parte del filo con le sue colleghe che poi presenterò, ha presentato questo webinar insieme alla professoressa Annalisa Di Pierro. Era emersa l'idea e la necessità, quasi comunque la buona idea, di condividere delle buone pratiche che appunto potessero dare un seguito al discorso che era rimasto aperto in qualche modo. E quindi le colleghe dell'Istituto Comprensivo La Strassigna si sono rese disponibili, e di questo le ringrazio davvero, perché abbiamo avuto dei cambi data che si sono susseguiti per vari motivi tecnici dovuti a impegni della scuola. Quindi grazie mille per la loro disponibilità. E io sono Simona Bernabei. Adesso vabbè, vi faccio un saluto. Eccomi qua. Sono Simona Bernabei e insieme a Francesca faccio parte del gruppo Ambasciatori eTwinning Toscana. Io sono il referente pedagogico e devo dire che il nostro gruppo tiene molto a questo aspetto della formazione online, e quindi abbiamo cercato negli ultimi anni di sviluppare un programma di webinar piuttosto fitto, li trovate tutti quanti online, come dicevo prima, e presto insomma ne realizzeremo altri. La chiacchierata di oggi, il webinar di oggi, parte dalla scuola per l'infanzia con un'esperienza molto bella realizzata dalla docente Elisa Avola e appunto la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII, sezione 4 anni, nell'anno scolastico 2016-2017. Questa esperienza si chiama Aperobò. Io chiederei, prima di passare la parola alla docente, che ovviamente ringrazio di nuovo, chiederei a Francesca Panzica, che è la nostra ambasciatrice onoraria, è stata una valentissima ambasciatrice, lo è tuttora, una collega veramente unica, oltre ad essere una persona veramente speciale e sempre disponibile in queste occasioni, quindi la ringrazio proprio anche a livello personale. Chiederei a Francesca di fare un saluto e poi passerei la parola alla nostra prima ospite, che parlerà della sua esperienza. Francesca, tu credo che abbia il microfono. Io mi tolgo di torno con il video e auguro a tutti buon ascolto, e do la parola a Francesca, che poi a sua volta la darà ad Elisa. A più tardi. Grazie Simona, mi fai commuovere, grazie di quello che hai detto. Sì, sono ambasciatrice onoraria, significa che sono in pensione, felicemente in pensione da settembre, però continuo per 2 anni ho ancora la possibilità di operare all'interno di Twinning come appunto ambasciatrice onoraria. Prima di cominciare vorrei sapere se mi sentite bene così anche senza cuffie. Se Sì, ti potete sentiamo benissimo. Io rispondere. ti sento benissimo. Credo che ti sentano, se ti sento io, credo che ti sentano tutti quanti. Perfetto, perché abbiamo organizzato la sessione all'interno della scuola, quindi siamo in tre davanti al computer. Allora, io non vi faccio perdere dell'altro tempo, do subito la parola alla collega Elisa Avola che vi racconta questa esperienza. L'unica cosa che dico è che le esperienze dell'infanzia e della primaria che sentirete stasera sono nate all'interno di una piccola sperimentazione che abbiamo iniziato appunto nel 2016, quando ancora ero a scuola, e quando appunto le prime api robot sono entrate a far parte del nostro materiale scolastico. Passo subito la parola alla collega. Arrivederci, a dopo. Mettiti pure qui. Con
puoi salutare e poi. Allora, buonasera a tutti, io sono Elisa, vi racconto la mia esperienza che ho fatto appunto di coding inclusivo in una sezione di bambini di 4 anni nell'anno scolastico 2016-2017. Noi abbiamo svolto questa attività appunto in una sezione di 4 anni. Chiamiamo appunto, parliamo di coding inclusivo perché all'interno di questa sezione era presente una bambina sulla sedia a rotelle. Quindi le attività svolte appunto in questo arco di tempo sono state intanto tutte attività trasversali ai campi di esperienza e anche nell'unità di apprendimento che abbiamo chiamato C'era una volta un'APE. Abbiamo predisposto tutte le attività in modo tale che potessero coinvolgere i campi di esperienza. Quindi noi volevamo comunque predisporre, cioè volevamo attuare una didattica inclusiva e una didattica inclusiva si realizza quando si predispongono delle attività uniche per tutti i bambini con delle metodologie inclusive. Appunto, le metodologie inclusive vanno dall'apprendimento cooperativo alla valorizzazione delle diversità intellettuali, all'uso delle nuove tecnologie e anche l'utilizzo del coding. Quindi noi abbiamo deciso di mettere in atto una didattica inclusiva sperimentando il coding e abbiamo predisposto l'ambiente e le attività in modo tale che l'alunno con difficoltà potesse avere le stesse occasioni di apprendimento e potesse fare le stesse esperienze degli altri bambini. Gli obiettivi che volevamo raggiungere appunto riguardavano innanzitutto l'inclusione che era alla base diciamo, delle nostre attività. Poi ovviamente l'acquisizione dei concetti di lateralizzazione e di orientamento spaziale, perché abbiamo sperimentato questa attività di coding con una sezione di bambini di 4 anni, dove ancora appunto i bambini non hanno raggiunto i concetti di lateralizzazione e quindi noi volevamo sperimentare tramite l'utilizzo della nostra APE robot. Volevamo appunto vedere se i bambini riuscivano a raggiungere questi concetti di lateralizzazione. Poi altri obiettivi riguardavano appunto sviluppare la curiosità e il desiderio di partecipazione all'attività proposta, sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione e iniziare anche a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi. Oltre che appunto, e sottolineo la collaborazione, è stimolare il pensiero creativo. Allora, noi abbiamo iniziato appunto predisponendo una unità di apprendimento che si chiama l'APE robot, vado avanti, che si chiama appunto, per andare avanti. Avanti, Sì, andiamo avanti con qua. l'esame. Allora, iniziamo appunto con l'invenzione, con i bambini siamo partiti dall'invenzione di una storia, la storia di un orso e della sua amica ape. Avevamo costruito con i bambini un albero delle stagioni che era diventata appunto la casa del nostro amico orso. Abbiamo drammatizzato la storia dell'orso in letargo con dei burattini, coinvolgendo i bambini nel racconto e i bambini stessi appunto hanno detto che chiedendo ai bambini chi erano gli amici secondo loro gli amici dell'orso, tutti hanno risposto che un'amica dell'orso è l'ape, perché all'orso piace il mele e la sua amica ape glielo regala. Quindi abbiamo preparato assieme ai bambini una lettera indirizzata al paese delle api chiedendogli di portare del miele, l'ho cliccato, chiedendogli di portare del miele, vediamo se adesso si vede l'immagine, forse dovrò Due andare volte da perché qui, c'è ecco, l'animazione. chiedendogli di portare del miele per il loro amico orso. La lettera è stata spedita, non va avanti Dai, però, dai un altro, ecco. ok. La lettera è stata spedita, inviata da una di noi, da un'insegnante. Abbiamo fatto vedere ai bambini le foto del momento in cui avveniva la spedizione. Successivamente a scuola, appunto qui si vede l'assaggio del miele perché è arrivato un pacco dove all'interno c'era un barattolo di miele e i bambini hanno assaggiato il miele. C'è stato l'assaggio del miele.
qui si vede appunto, si vede la spedizione della lettera, i bambini vedono che viene inviata la lettera che abbiamo scritto assieme a loro al paese delle api. Poi c'è posta per noi, in questo momento appunto si vede, arriva un pacco con all'interno, oltre al barattolo di miele, c'era un'ape, che però non è un'ape peluche come potevano pensare i bambini, ma è un'ape un po' diversa dalle altre api. E quindi qui abbiamo fatto conoscenza con la nostra amica ape, che è un'ape robot. Tutti i bambini, la maggior parte dei bambini hanno riconosciuto che quello era un piccolo robot. C'è stata appunto la conoscenza dell'ape. Vediamo come funziona l'ape. Ci siamo messi in cerchio, i bambini hanno provato a... Intanto subito quasi tutti i bambini sapevano dove si accendeva e dove si spegneva questo robottino. Alcuni sapevano anche cosa vuol dire on e off, quindi già ci sono anche delle competenze, diciamo, molto sviluppate da questo punto di vista. Poi successivamente abbiamo, qui si vede appunto i bambini che accendono e spengono il nostro robottino e che provano a farlo funzionare. Hanno notato che sul dorso dell'ape ci sono delle frecce, ci sono anche dei pulsanti diversi dalle frecce, quindi lì i bambini hanno cercato di capire in che modo poter utilizzare questi pulsanti. Successivamente noi praticamente abbiamo proposto ai bambini di sperimentare prima con il proprio corpo le varie attività. Quindi noi ci siamo trasformati in api, abbiamo predisposto un tappeto grande, come potete vedere, suddiviso in tanti quadrati, perché abbiamo visto che la nostra ape si sposta facendo dei piccoli passettini, che sono poi di 15 centimetri ogni passo che fa l'ape. Quindi praticamente noi abbiamo predisposto questo tappeto con un reticolo, diciamo, è un reticolo vero e proprio, e ogni quadrato è stato fatto della dimensione della sedia a rotelle, in modo tale che potesse contenere la sedia a rotelle della bambina che doveva appunto sperimentare anche lei i vari movimenti su questo tappeto. Quindi su questo tappeto noi siamo diventati delle api. E i bambini si muovevano prima liberamente sul tappeto, potevano andare in varie direzioni. Successivamente abbiamo introdotto delle frecce che poi erano simili alle frecce che noi ritroviamo sul dorso dell'ape robot. Quindi abbiamo predisposto dei percorsi sul tappeto con queste frecce. I bambini dovevano raggiungere, per esempio, un fiore oppure un cespuglio, facendo il percorso indicato dalle frecce, senza appunto introdurre ancora i concetti di destra e sinistra. Successivamente abbiamo predisposto su dei fogli A4, appunto, abbiamo disegnato delle griglie, il tappeto stesso, il tappeto vero e proprio, disegnando vari percorsi che l'ape poteva fare per raggiungere il fiore. E ogni bambino aveva un percorso diverso che doveva attuare con il proprio corpo sul tappeto, quindi doveva seguire le indicazioni date dalla griglia che aveva in mano per raggiungere il fiore. Quindi qui vedete appunto il bambino che si muove seguendo le indicazioni. Successivamente dopo aver fatto le varie esperienze con il proprio corpo, abbiamo introdotto appunto le frecce, i bambini hanno iniziato poi anche ad acquisire i concetti di lateralizzazione. Alcuni che avevano già acquisito, altri bambini ancora no, abbiamo preso la nostra ape robot e abbiamo visto che la nostra ape deve essere programmata per farla camminare sul tappeto, sul reticolo. Quindi qui si vede proprio il bambino che inizia a programmare l'ape.
Ovviamente ci sono stati diversi errori perché prima di tutto abbiamo chiesto ai bambini di programmare l'ape e di farla camminare su questo reticolo senza ostacoli per vedere appunto se riuscivano a programmarle, a farla andare dove desideravano. Dopo aver raggiunto questo obiettivo, abbiamo introdotto degli ostacoli come potevano essere un fiore, un cespuglio, un albero. O altri animali, e appunto il bambino doveva capire che per raggiungere quel fiore, per esempio, doveva programmare l'ape in un certo modo. Subito dopo abbiamo introdotto degli ostacoli. L'ape doveva raggiungere il fiore, però nel percorso incontrava un albero, una coccinella, qualsiasi altra cosa, per cui il bambino doveva capire come programmare l'ape per evitare l'ostacolo. Ovviamente abbiamo provato tante volte perché i bambini si rendevano conto che comunque facevano degli errori, che però gli errori potevano essere superati riprogrammando l'ape dall'inizio. Quindi quando il bambino si rendeva conto di aver sbagliato a programmare l'ape, dovevamo capire come resettarla e come riprogrammarla. Ed ecco che qui appunto hanno imparato ad utilizzare gli altri due pulsanti che si trovano sul dorso dell'ape per resettare l'ape e per riprogrammarla. Successivamente, appunto come in tutte le nostre attività, i bambini poi hanno fatto un disegno, un'attività grafica, hanno disegnato ognuno di loro l'ape robot in maniera diversa. Comunque tutti l'hanno disegnata con i vari pulsanti che erano presenti sull'ape. Non va più avanti? È finita forse. Sì, la nostra attività è finita appunto con l'attività grafica. Devo dire che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Prima di tutto l'inclusione, perché la bambina sulla sedia a rotelle non ha avuto difficoltà, è stata facilitata, aiutata perché per il modo in cui noi abbiamo predisposto le attività, la bambina ha potuto svolgerle sia con il proprio corpo sul tappeto, ma poi essendo una bambina e non aveva difficoltà comunque a livello cognitivo, ha portato avanti l'attività in maniera assieme agli altri compagni. E poi il nostro obiettivo, oltre all'inclusione, appunto, era la lateralizzazione, anche se non tutti i bambini, era una sezione di 26 bambini, però la maggior parte hanno acquisito questi concetti. Infine, appunto, ci eravamo prefissati, un altro obiettivo era quello di stimolare i bambini al pensiero creativo, e tutti si sono mostrati interessati all'attività, quindi hanno sviluppato questo desiderio, questa curiosità, il desiderio di partecipare ad un'attività che comunque era innovativa per loro, perché non era mai stata utilizzata un robot per l'apprendimento, per aiutarli, per facilitare il loro apprendimento. E loro hanno appreso tanto pur non sapendolo, perché comunque è stato tutto un gioco. E soprattutto appunto i bambini che avevano anche problemi di attenzione, di concentrazione, sono riusciti ad aumentare i loro livelli di attenzione. Questa è la mia presentazione, grazie a tutti e adesso passo la parola alla collega che presenterà l'attività di coding svolta in una scuola primaria, in una classe di scuola primaria. Sì? Se ci sono domande, come ci organizziamo? Le facciamo tutte alla fine? Sì, io direi non lo so, se voi avete adesso bisogno di qualche minuto per caricare la presentazione, possiamo vedere se c'è qualcuno che ha delle domande adesso, altrimenti le Sì. possiamo scrivere anche in chat e io leggo la chat e le giro alle colleghe, oppure le possiamo lasciare in fondo, come preferite. Se
se ci sono domande ora, si possono fare direttamente ora. Ecco, Vediamo se c'è io ho qualcosa. già caricato la presentazione della Sì, collega e direi che perfetto. possiamo cominciare. Lasciamo qualche secondo per vedere se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda e poi vi ridò la parola. No, direi che mi sembra che non stia scrivendo nessuno. Allora, passiamo alla presentazione che abbiamo detto, le slide, la collega Pucci non è potuta essere con noi oggi, per cui Francesca Panzica, diciamo, si farà da tramite con i materiali della collega Pucci. Perciò passo la parola. Sto cercando di adattare la pagina, ma vedo che non ci riesco. Quindi vabbè, le teniamo così, tanto si leggono benissimo e non ci sono problemi. Scorrere, scorrono, va bene così. Perfetto. E, allora, io passo la parola di nuovo a Francesca. Bene, allora io leggerò la presentazione che mi ha fatto avere la collega, che purtroppo non ce l'ha fatta per oggi pomeriggio. L'esperienza è stata effettuata in una classe prima della scuola primaria. Allora, la prima fase è stata quella della scoperta. Dice la collega, per il primo incontro con la B-Bot ho raccontato ai bambini una storia inventata per motivare l'arrivo dei robot a scuola. Successivamente con i colleghi abbiamo diviso la classe in gruppi da 3-4 bambini. A ciascun gruppo abbiamo assegnato un'ape e gli alunni da soli hanno provato le varie funzioni dei comandi. Dopo aver fatto giocare per un po' i bambini, ci siamo seduti in cerchio e ogni gruppo ha spiegato ciò che aveva scoperto riguardo alla funzione dei tasti. Poi tutti insieme abbiamo provato a programmare le B-Bot. In pratica i bambini sono facilmente arrivati al concetto del robot, del fatto che avessero un robot. E ormai i bambini sono abbastanza smaliziati da questo punto di vista. La seconda fase, il disegno e i comandi. Dopo questa prima esperienza, ciascun bambino ha disegnato sul quaderno la B-Bot. Ecco qui, e tutti insieme hanno scritto la funzione dei vari tasti, in questa maniera per fissare quello che avevano imparato. E la terza fase, ecco qui, i comandi che avevano scoperto. La terza fase è quella dei percorsi sul cartellone. Durante gli incontri successivi, gli alunni, divisi sempre in gruppi, hanno provato ad eseguire un gruppo alla volta i percorsi assegnati, programmando la B-Bot e facendola muovere su un cartellone sistemato sul pavimento. In seguito hanno inventato un percorso, lo hanno registrato su una griglia utilizzando le frecce, hanno programmato il robottino e hanno verificato così se il percorso era stato correttamente impostato. Dopo questa esperienza realizzata su cartellone, eccola qui. Sono passati alla LIM. Attraverso l'utilizzo di un'applicazione per la LIM, i bambini hanno effettuato altri percorsi con la B-Bot digitale. Gli alunni hanno mostrato alcune difficoltà quando dovevano inserire il comando avanti dopo aver girato a destra o a sinistra. Continuavano ad inserire destra o sinistra, infatti. Per questo motivo ho realizzato dei percorsi da far eseguire ai bambini in palestra per prendere coscienza con il proprio corpo dei comandi che avevano impostato sulla B-Bot in modo da rendersi conto degli errori e correggersi quindi da soli. La linea dei numeri, quarta fase. Utilizzando i tasti della B-Bot, gli alunni hanno scoperto che il comando avanti può essere utilizzato per eseguire le addizioni e il comando indietro per eseguire le sottrazioni. Quindi abbiamo realizzato con la linea dei numeri adatta al passo della B-Bot. Per scoprire la misura del passo, i bambini hanno cercato di misurare utilizzando alcuni oggetti, quali matite, pennarelli, gomme, per giungere alla fine ad utilizzare il righello presente nei loro astucci. Il passo della B-Bot corrisponde a 15 centimetri. La quinta fase è quella delle addizioni e sottrazioni. Dopo aver realizzato la linea dei numeri, i bambini hanno eseguito addizioni e sottrazioni sul quaderno e/o sul libro e hanno verificato l'esattezza dei risultati programmando la B-Bot. Esempio,
addizione 6 più 5 uguale 11, i bambini posizionano l'ape sul numero 6 della linea dei numeri e la programmano utilizzando il tasto con la freccia avanti, premendolo 5 volte. A questo punto premono Go. L'ape, muovendosi, arriva al numero 11. La sesta fase è stata quella dei giochi. Questa parte del percorso l'abbiamo svolta in collaborazione con i ragazzi della classe quinta. Anche nella loro classe è stata presentata la B-Bot. Gli alunni hanno scoperto le varie funzioni ed individuato le possibili attività da svolgere con questo strumento. Quindi, dopo aver confrontato le loro idee, hanno deciso di inventare dei giochi da proporre agli alunni di classe prima. Divisi in gruppo, hanno ideato dei cartelloni per giocare le regole, i dadi e una scheda di gradimento. Un pomeriggio abbiamo organizzato un incontro fra gli alunni di prima e gli alunni di quinta. I più grandi sono stati molto disponibili e collaborativi, i più piccoli attenti ed entusiasti di questa collaborazione. Ecco qui i bambini di quinta mentre preparano gli schemi dei giochi. E qui c'è un esempio dei giochi e la scheda di autovalutazione. Per quello che riguarda l'inclusività, la collega mi ha detto che lavorare con l'ape robot è di per sé un metodo inclusivo, perché obbliga gli alunni a lavorare in gruppo. Ovviamente nel piccolo gruppo anche i bambini in difficoltà si sentono supportati dai compagni e si attiva quello che è anche l'apprendimento tra pari. Per cui lei ha notato che anche il discorso delle addizioni e delle sottrazioni è stato facilmente risolto anche con bambini con grosse difficoltà da questo punto di vista. Bene? Io passo quindi la parola alla collega della scuola media, anzi a Simona che introduce la collega della scuola secondaria primo grado. Scusate, parlavo col microfono spento, che ovviamente non è una grandissima idea. Allora, la terza collega, così magari voi nel frattempo potete caricare le slide della terza collega, si chiama Alessia Mulone e presenta un'esperienza di robotica effettuata alle medie. Diciamo che nel frattempo rinnoviamo l'invito a lasciare in chat le domande se avete delle domande o delle curiosità rispetto alle esperienze che ci hanno raccontato fino adesso e altrimenti appunto andiamo avanti. Francesca, io penso che voi possiate, ecco, la state già caricando, altrimenti andiamo avanti con il racconto di questa esperienza. Un attimo di pazienza che si stanno caricando le slide. Ci piacerebbe anche ascoltare le esperienze di altri colleghi sparsi per l'Italia, per cui insomma avevamo pensato di lanciare una specie di proposta a tutti gli ambasciatori o gli eTwinner presenti, ma anche insomma sulla piattaforma per fare una specie di non di maratona, ma di incontro dove ognuno potesse presentare la propria esperienza. Quindi adesso valutiamo se ci dovesse essere l'interesse, sarebbe bello creare una sorta di filo ideale fra persone interessate a questo tema che devo dire è molto molto non solo attuale, d'accordo, ma proprio stimolante perché insomma davvero
il coding, le attività legate al coding possono fare tantissimo. Ci dice Miriam, molto bello il lavoro svolto nella scuola primaria, è possibile avere le slide? Io giro la domanda alle colleghe per sapere se è possibile avere le slide. Le possiamo rendere disponibili tutte. Ok, quindi allora adesso il modo più semplice direi che è quello di magari facciamo così, io posso creare un foglio Google Doc e se voi volete lasciate il vostro nome e la mail e io poi quando abbiamo finito, adesso lo creo mentre la collega inizia la sua presentazione, vi metto poi il link qui in chat e chi fosse interessato può lasciare il proprio nome e la propria mail e noi inviamo poi le slide che hanno presentato le docenti. Credo che questo sia il modo più semplice. Allora io. Allora, io mi scuso per il ritardo, ma devo caricare un Prezi e c'è qualche problema, per cui adesso ho annullato quell'altro caricamento che non funzionava e vediamo di condividere lo schermo, quindi. Sì, va bene, non ci sono problemi, tanto insomma sono cose che capitano. Quindi io nel frattempo chiudo il microfono e preparo il È il doc. bello della diretta. Esatto. Lo schermo si vede benissimo, Francesca. Bene, eccoci, lo vedete ora? Assolutamente sì, adesso magari prova a fare prova a spostarlo in una direzione qualunque e vediamo se cammina, cioè se anche noi riusciamo a prova ad avviarlo, poi magari. Ok, perfetto, Avviato, lo benissimo. vedete ora? Sì, stiamo, lo stai, sì, lo vediamo. Benissimo, allora Puoi passo procedere. la parola alla collega. Benissimo. Salve, buonasera a tutti. Io sono Alessia Mulone, mi avevate già presentato. Allora, parlerò di questo progetto di robotica educativa che ho svolto nella scuola, l'Istituto Comprensivo Don Milani di Prato, in cui ho lavorato gli anni precedenti. Mi sento molto fortunata ad aver avuto l'opportunità di aver fatto sperimentare ai ragazzi la robotica educativa perché ha molti vantaggi e agevola l'apprendimento. Infatti, diciamo, i ragazzi prendono appunto la robotica come un gioco e questa manifesta diversi benefici a livello dell'apprendimento, soprattutto per chi presenta bisogni educativi speciali e anche disturbi specifici dell'apprendimento e quindi non è abituato, diciamo, a apprendere con il metodo classico. Allora, primo fra tutti di questi aspetti positivi e benefici è quello dell'imparare facendo, non leggendo un libro, ma attraverso la pratica. Inoltre, si stimolano le capacità comunicative e relazionali che durante il gioco i ragazzi riescono a esprimere più volentieri, sono più predisposti a fare gruppo e anche quelli che presentano difficoltà relazionali si sentono più motivati a far parte di un gruppo all'interno di un gioco. Appunto, questo metodo stimola l'inclusione in quanto il linguaggio che viene usato è un linguaggio iconografico che supera i gap linguistici e quindi riesce anche a dare opportunità sia a chi ha difficoltà nel linguaggio, sia ai ragazzi stranieri. Superando appunto queste difficoltà. Inoltre c'è sempre un ruolo per tutti all'interno della robotica. Ciascuno può essere più portato per la manualità o meno, però si trova sempre all'interno del gruppo un ruolo. Non c'è l'ansia da prestazione perché appunto non vi è nessun voto e i feedback sono sempre positivi.
Inoltre, con questo metodo si produce motivazione e interesse anche per le discipline più scientifiche, che risultano sempre un po' più difficili. Inoltre si stimola anche la capacità di risolvere problemi anche complessi, suddividendoli in piccoli problemi più semplici. E si sviluppa inoltre il pensiero creativo, cioè soluzioni diverse, originali, quindi si stimola anche la fantasia. Allora, questo progetto di cui vi parlerò faceva parte di un progetto Erasmus Plus, che si chiama ROSE, che è l'acronimo di Robotics Opportunities STEM Education, e praticamente era finalizzato alla costruzione di un curriculum verticale nell'ambito della robotica educativa. Questo è stato svolto nell'arco di questi 3 anni, 14 anni scolastici, 14, 15, 15, 16, 16, 17, è stato possibile far sperimentare la robotica educativa a livello curriculare in tutte le classi dell'istituto, quindi prime, seconde e terze. La metodologia utilizzata è stata quella della gamification, cioè ludicizzazione applicata anche in contesti non diversi dal gioco. Quindi in contesti scolastici veniva applicata questa gamification, che consisteva nell'applicare alcuni elementi tipici dei videogame o dei giochi in generale ad un ambito scolastico. Quindi, ad esempio, c'era la suddivisione in gruppi, l'accumulo di punteggi, premi, le vite, game over, tutte queste cose che fanno parte un po' del videogioco. Come già detto in precedenza, appunto, il linguaggio utilizzato è quello iconico, quindi un linguaggio semplice, elementare, intuitivo e chiaro a tutti, che stimola sicuramente l'inclusione, perché appunto, i simboli della programmazione diventano più chiari e più comprensibili a tutti rispetto magari a un testo che può essere un po' più complesso, un po' più complicato. Inoltre, questi percorsi stimolano il pensiero creativo in quanto i ragazzi e il gruppo possono personalizzare il robot e personalizzare il quaderno degli appunti con colori, disegni e varie interpretazioni personali. Un altro beneficio è quello appunto di stimolare il problem solving attraverso la presentazione di problemi diversi a cui loro devono presentare delle soluzioni. Inoltre, la cosa positiva della robotica è che il feedback non viene dato da un voto come in una verifica o una valutazione, ma viene dato direttamente dal robot. Quindi i ragazzi non lo prendono come, in caso di esito positivo, non viene preso come un fallimento, ma anzi come uno stimolo a riprovare fino a quando il robot non esegue il comando dato. Allora, attraverso la programmazione fatta con i programmi appunto dedicati specifici del robot, vengono anche trasmesse delle nozioni didattiche. Però, come vediamo in questo caso, ad esempio seriale, parallelo, oppure il concetto di traiettoria, il concetto di forza centrifuga, centripeta, eccetera. Queste nozioni didattiche vengono trasmesse ai ragazzi in maniera che loro non se ne rendano nemmeno conto, loro non si annoiano perché in quel momento si divertono e questo divertimento fa sì che questi apprendimenti permangano nel tempo, ecco, non vengano dimenticati come una cosa che uno può imparare attraverso un libro. Allora, l'esperienza più significativa di questo percorso è sia per noi insegnanti che li abbiamo accompagnati,
e soprattutto per questi ragazzi è stata la partecipazione a questa competizione mondiale di scienza e robotica. Ci tengo a specificare che questa scuola dove ho lavorato era una scuola un po' di confine, nel senso una scuola di periferia in cui c'erano diversi ragazzi stranieri con problematiche, quartiere popolare, quindi comunque diciamo questa è stata vista come un'opportunità che questi ragazzi al di fuori della scuola non avrebbero potuto fare. Quindi questa competizione appunto è una competizione mondiale e questi ragazzi hanno superato la fase regionale, quindi sono andati addirittura alla finale nazionale che si svolgeva a Rovereto, quindi sono stati parte di una cosa impegnativa anche. E appunto all'interno di questa competizione si svolgono delle Si programmano i robot, si progettano, si costruiscono e si programmano i robot che devono svolgere delle soluzioni a problemi reali. I temi dati dalla First Lego League in generale sono temi che interessano, hanno un interesse generale come in ambito ecologico, economico, sociale, alla ricerca e vanno alla ricerca di soluzioni innovative. Allora, questa competizione si svolge in quattro prove distinte, che sono la gara di robotica, il progetto tecnico, il progetto scientifico e i core values. Ora vi spiego nel dettaglio più approfonditamente. La gara di robotica praticamente si svolge su un tabellone all'interno del quale i ragazzi devono progettare un robot che svolga e superi le missioni proposte nel maggior, un maggior numero di missioni in un tempo massimo di 2 minuti e mezzo. Quindi più riesce a superarne e più punteggio ottengono per superare le fasi regionale, poi nazionale e mondiale. Qui vi faccio vedere una parte del progetto tecnico che indica appunto la spiegazione a livello di programmazione delle soluzioni che i ragazzi danno per superare le missioni. Quindi c'è, nella prima parte si vede appunto la programmazione con le varie spiegazioni, in modo tale da far capire che non è tutto casuale, ma c'è un progetto proprio di programmazione dietro. E c'è anche un progetto a livello meccanico, quindi i ragazzi devono studiare anche la meccanica, gli incastri, perché proprio a seconda del movimento dovevano con i pezzi esclusivamente Lego creare appunto qualcosa che risolvesse quei problemi. Ecco, questa è la spiegazione del progetto tecnico. I core values che vanno a valutare una cosa più particolare che in genere non si trova nelle competizioni, che è la collaborazione e la gestione dei conflitti interni a livello interno nel team. Quindi una giuria tecnica, esperta in relazioni, va a verificare come i ragazzi si interagiscono tra di loro, quindi l'inclusione, la collaborazione, l'accoglienza, la comunicazione, tutte queste cose che fanno parte delle relazioni umane. E infine c'è il progetto scientifico, qui appunto si vedono i ragazzi che stanno spiegando la loro soluzione che prevedeva la creazione di un metodo che riuscisse a salvare i bachi da seta pur estraendo la seta, quindi senza ucciderli. E questo progetto scientifico, nel caso venisse ritenuto valido, viene presentato per concorrere alla Global Innovation Awards,
che prevede, oltre a un riconoscimento pecuniario, è una risonanza a livello accademico e politico, a volte anche la possibilità di vedere brevettato il prodotto. Quindi diciamo che per dei ragazzi che hanno dai 9 ai 16 anni è un'opportunità molto grande. Allora, i risultati attesi, oltre a incrementare il numero degli alunni e delle alunne che proseguono gli studi in ambito scientifico, è soprattutto quello di stimolare quegli allievi che non apprendono nella modalità classica, cioè attraverso i libri, e che spesso si sentono scoraggiati a proseguire questo tipo di studi, stimolandoli appunto a percorrere, a non essere scoraggiati dalle difficoltà che incontrano nello studio in maniera classica, ma di proseguire perché gli si fa vedere attraverso la robotica che ci sono delle soluzioni alternative, che si può imparare e apprendere anche in una maniera diversa e quindi possono anche loro intraprendere un ambito scientifico nella loro carriera. A questo punto facciamo vedere, c'è un video che riassume un po' questa esperienza e Allora lo ritorniamo, proiettiamo. interrompo la condivisione. Ci conviene sempre andare a prendere sì. Questo. Un attimo, stiamo aprendo il video. Si vede? Sì. Ecco, queste sono le missioni, ora si vede più nel dettaglio. Che loro hanno, qui si vede il robottino che loro hanno progettato con le varie soluzioni sia meccaniche che di programmazione che li portano a risolvere il maggior numero di missioni. Questi sono i ragazzi che, come vedete, erano di diverse classi, quindi non erano tutti compagni di classe. E queste sono le selezioni regionali. Ecco, qui si vede il tabellone. Ora c'è un video più dettagliato in cui qui loro presentano appunto, si presentano. Questo è il laboratorio appunto di robotica che è stato allestito grazie a questo progetto. Questa è proprio invece la gara in cui appunto si vedono alcune soluzioni. Questo è il tabellone e ciascuna postazione indica una missione diversa da risolvere. Questa era un'altra missione, il posizionamento di quella teca. Ora qui il maialino che era stato prima preso deve entrare nel recinto e l'ape doveva stare lì ma è caduta.
Questa è la selezione appunto regionale che si era svolta a Pistoia, qui invece a Rovereto i ragazzi appunto tifano per i compagni e questo è invece il progetto scientifico che vi dicevo che ha ricevuto la menzione, sono stati invitati a Roma a spiegare questo progetto. Ecco, quindi noi abbiamo concluso la nostra presentazione. Allora io riprendo la parola ringraziando tantissimo le colleghe, anche perché sono esperienze che veramente possono essere a cui ci si può ispirare, e per questo poi, se voi appunto siete d'accordo, invieremo le mail, scusate, non le mail, ma via mail invieremo la presentazione a chi ci ha. E chi ce l'ha richiesta, e in particolare io vorrei velocemente, magari tanto per rompere il ghiaccio, fare una domanda rispetto a quest'ultima esperienza, e vorrei sapere se diciamo, vorrei chiedere qualcosa, sapere qualcosa rispetto alla ricaduta sullo studio e sulla motivazione allo studio delle discipline. Non solo STEM, ma anche, diciamo, se tu hai notato un atteggiamento diverso, se è cambiato qualcosa fra il prima e il dopo. Allora, sì, sicuramente i ragazzi erano più motivati perché comunque noi abbiamo cercato di lavorare in team anche con i colleghi di italiano e delle altre discipline, quindi arte, con la fantasia. Soprattutto anche la collega di italiano ha impostato il livello della robotica. Analizzandolo dall'aspetto etico, no? Il robot è umano, ha sembianze umanoidi, però non è umano. Quindi comunque cioè, la robotica educativa sì, serve per diciamo, motivare più nelle discipline STEM, però i risultati si possono vedere e verificare anche nelle altre discipline. Comunque sì, i ragazzi erano molto motivati, anche perché sapevano che appunto dovevano dedicare una parte del loro tempo alla robotica e quindi diciamo cercavano di studiare anche le altre discipline in modo tale da ritagliarsi il tempo per la robotica senza nulla togliere alle altre discipline, cioè sapevano benissimo che comunque essendo in terza media non potevano permettersi di tralasciare le altre discipline avendo gli esami. Quindi erano molto motivati. Bene, ti ringrazio molto. Scusa Simona, guardando il video ho notato lo spirito di squadra che emerge in maniera molto forte. Fra l'altro, all'interno della squadra, non so se avete notato, c'era anche una ragazzina cinese. Quindi. Anche un ragazzo pakistano e un albanese. Un ragazzo pakistano e albanese, Sì, e quindi inclusivo inclusivo anche anche dentro a degli studi. livello inclusivo, sì. Sì. Sicuramente è una strategia per superare le barriere, per rendere inconsistenti le barriere di ogni tipo. E io volevo anche fare una domanda, se posso, sull'esperienza delle api, che mi è piaciuta moltissimo. Volevo sapere se voi avete in qualche modo coinvolto le famiglie in questo, e soprattutto se lo avete fatto, qual è stata, diciamo, la reazione dei genitori rispetto all'attività che facevano i figli con la robotica educativa, con il coding, insomma, più che con la robotica educativa. Sì, allora noi ovviamente per tutto quello che facciamo coinvolgiamo le famiglie in tutto quello che facciamo ed erano molto contenti anche dell'utilizzo del coding, anche se appunto le famiglie non conoscevano e non sanno di cosa si tratta realmente. Però dal momento appunto che si tratta di bambini che già nascono
sono nativi digitali, come si dice, e che utilizzano a volte anche la tecnologia in maniera sbagliata. Per le famiglie, sapere che i propri figli potessero utilizzare un robot, appunto, qualcosa di tecnologico in maniera che potesse aiutarli nell'apprendimento in maniera innovativa, per loro è stato molto positivo. E poi noi abbiamo trovato un'applicazione, che è l'applicazione Bluebot, che si può consigliare benissimo alle famiglie, perché appunto affinché i bambini continuino anche a casa l'esperienza che poi viene fatta a scuola. È un'applicazione che è scaricabile gratuitamente, e quindi in questa applicazione i genitori possono far proseguire ai propri figli l'attività svolta a scuola, perché ripropone appunto il gioco della dell'Aperobò, i vari diciamo, giochi che si possono fare con l'utilizzo dell'ape. E quindi anche a casa i bambini possono utilizzare il tablet, il computer, appunto utilizzando delle applicazioni che sono costruttive dal punto di vista anche dell'apprendimento. Quindi diciamo che il coinvolgimento è stato a 360 gradi. Perfetto, e effettivamente mi viene da pensare, mi viene da fare una riflessione a voce alta, no? E pensavo a quanto siano importanti questi interventi fatti già in età molto precoce, diciamo, quando i bambini sono piccoli, e quanto poi in realtà si educhi anche in qualche modo. Si educhino anche le famiglie, i genitori, si formino ad un uso consapevole delle tecnologie, perché sempre più poi ci si trova davanti invece a genitori che utilizzano il telefono cioè fondamentalmente utilizzano le tecnologie per fare miliardi e miliardi di fotografie ai figli, bambini piccoli adesso sono quasi tutti, no? Fotografati cioè come se le esperienze, insomma, non avessero un senso se non fossero riprese dalla videocamera, dalla macchina fotografica del telefono. E poi sono gli stessi genitori che si stupiscono quando i loro figli sono attaccati al telefono 24 ore su 24. Mi riferisco soprattutto alla fascia di ragazzi più grande, no? Io oggi, per esempio, mi sono trovata in un consiglio di classe durante uno scrutinio a parlare con dei colleghi che stavano dicendo che lo strumento più efficace per l'educazione ai media sia quello di fondamentalmente sequestrare i telefonini e metterli in una cassettina per evitare che loro ne facciano un uso smodato, e che le famiglie sono felicissime quando si fanno questi interventi. Io francamente credo. Oltre, insomma, a provare, cioè, una sorta di pelle d'oca quando sento questi discorsi e mi si drizzano i capelli in testa, ma questo è un fatto mio, insomma, io penso che se le scuole lavorassero come state lavorando voi, avete lavorato voi, e sicuramente sono tantissime le esperienze, anzi, appunto, rilancio la possibilità di condividerne altre se c'è qualcuno che ha voglia di farlo. E dicevo, se veramente si iniziasse a collaborare così con le famiglie sul coding, sulla robotica, sull'utilizzo del digitale e sull'educazione al digitale, penso che tanti, tanti risultati devastanti, anche penso per esempio a fenomeni estremi come il cyberbullismo, non ci sarebbe neanche bisogno di sanzionarli perché non si verificherebbero neanche, cioè un uso consapevole degli strumenti sia dal lato scuola che dal lato famiglie. Io non so se ci sono altre domande, se qualcuno vuole intervenire, noi abbiamo sempre la possibilità, se avete il microfono, di darvi la parola, se volete parlare, altrimenti possiamo, se Francesca e i suoi ospiti non hanno altro da dire o altre riflessioni da fare. Intervengo un attimo per sottolineare quello che hai detto e per sottolineare soprattutto il fatto che è lavorando e stando immersi nel digitale che si educa al digitale. Questa è una cosa che io ho sempre continuato a dire quando lavoravo a scuola con i colleghi e inserivamo le prime tecnologie all'interno dell'insegnamento. Non ci si può stupire di quello che succede e pretendere che i ragazzi, se
sappiano già di per sé come ci si comporta all'interno del digitale. Cioè, il ruolo della scuola da questo punto di vista è importantissimo, proprio per educare a quello che è veramente il digitale, alle sue potenzialità. Per cui veramente vengono i brividi anche a me quando sento i telefonini sequestrati. Ci sono altri modi per lavorare, sicuramente, e non è chiudendo gli occhi sulla realtà che insegniamo a questi ragazzi a vivere nel digitale e ad essere futuri cittadini digitali. Io sono d'accordissimo con te e credo che poi, insomma, in questa direzione sia anche vada, insomma, il lavoro che si fa in eTwinning poi in ultima istanza, quindi, insomma, non potrei essere più d'accordo con te. Io direi sono le 18:03 e potremmo senz'altro rimanere d'accordo che ci potrebbe essere una terza puntata e anzi adesso ne parleremo. Insomma, ne parleremo poi con Francesca. Nel frattempo, io vorrei di cuore ringraziare le colleghe che sono intervenute perché insomma hanno condiviso con noi questa loro esperienza. Quindi veramente grazie di cuore, grazie ad Elisa Evola, grazie a Gianna Pucci e porterai i nostri ringraziamenti. Francesca, tu a lei e ad Alessia Mulone, grazie mille e grazie naturalmente a Francesca che è stata diciamo, l'ideatrice di questa, di quest'ulteriore momento di incontro e io direi grazie a voi, c'è Erika che ci ringrazia e io ringrazio naturalmente voi. E a nome di tutto il gruppo eTwin in Toscana, ci vediamo presto con delle nuove iniziative e se volete fare un ultimo saluto, io poi chiuderei. A voi la parola. Salutiamo, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, Arrivederci, grazie. Grazie di nuovo a tutti quanti e vi invieremo le mail. Adesso le colleghe le spediranno a me, io le spedirò a voi, quindi tempo tecnico di fare questo e poi appena possibile potremo rendere disponibile la registrazione di questo webinar sul canale YouTube eTwin in Toscana. Grazie ancora e chiudiamo alle 18:04. Buona serata a tutti e buon coding. A presto.